Amici del Kun, amici di Safety Players, benvenuti allo stadio Crippa di Cinisello Balsamo per la prima partita, la prima semifinale della Coppa del Mondo del Lavoro 2022, evento organizzato dall'AREM in collaborazione con Kun Company. Gli sponsor dell'evento sono Securimed, Kone e OPN, sponsor tecnico Givova. Nazionale giornalisti Rai si schiera con Scannavino, Silla, Caroli, Grispo, Paolo Poltrini, Lorenzo Poltrini, Dellena, Pizzuti, Severino, Bombardieri e Recchia. A disposizione ci sono Epicoco e Amoroso. La Nazionale Safety Players, Zanesi, Cecchin, De Vita, Paderno, Colucci, Bono, Canestro, Pillon, Miraglia, Augusto, Del Meglio. A disposizione Reitano, Del Rosso, Bonomi, Maisto, Orlino, Poletto, Scagliola, Casillo, Tomeo, De Lilla, Oliviero, Monaco, Desario, Pirottina, Fadenti e Chianese. Allora il sindaco di Cinisello Balsamo è pronto a dare il calcio d'inizio di questa prima sfida. Tutti i players che sono pronti a battere questo calcio d'inizio con Miraglia. Si parte. Attenzione a Miraglia che conquista questo pallone, può calciare subito col sinistro. Primo squillo offensivo della Nazionale Safety Players, errore in fase di impostazione dei giornalisti Rai. Palla dentro ancora Pizzuti, prova con il sinistro, tocca Zanesi nel calcio d'angolo, probabilmente non sarebbe finito in porta il sinistro dell'attaccante della Nazionale giornalisti Rai. Su Augusto che può entrare nel rigore, Augusto punta Bombardieri che lo chiude fallosamente e c'è calcio di rigore per la Nazionale Safety Players. Parte Augusto contro Scannavino, il destro! E la Nazionale Safety Players passa in vantaggio con il destro dal dischetto di Augusto che spiazza Scannavino per l'1-0. Del Meglio al limite per Miraglia, Miraglia il destro! La grande risposta di Scannavino, vicinissimo al raddoppio la Nazionale Safety Players. L'arbitro fischia, la finta, alla fine non parte Pizzuti e la palla che passa e finisce in rete. Dovrebbe essere stato Poltrini a battere il portiere avversario, errore di Zanesi, la punizione di Poltrini era lenta, tant'è che l'estremo difensore della Nazionale Safety Player è stato bucato da Poltrini. 1-1, giornalisti Rai. Piccolo break e poi si torna per la ripresa. A risentirci. Si parte con Poltrini, l'autore del gol, subito a lanciare lunga a cercare Pizzuti, chiude in qualche modo Paderno. Si gira e va giù, altro calcio di rigore, altro giro, altra corsa. Ancora, allora in apertura di secondo tempo, Augusto contro Scannavino, parte Augusto! Doppietta per lui, 2-1 per Safety Players, bravissimo il numero 81 a guadagnare un altro rigore e a trasformarlo per la seconda volta e a riportare soprattutto in vantaggio Safety Players. Augusto, ancora lui, Pizzuti, palla sul primo palo, la risposta di Zanesi e poi il destro. Murato in qualche maniera, doppia chance per la giornalisti Rai. Attenzione. Area di rigore Augusto, poi il destro di Miraglia che passa, 3-1 Safety Players che allunga a 10 minuti dalla fine, poco più, 11 per l'esattezza, siamo in corso del 10 minuto di gioco, la spone di Augusto per il destro fuori area di Miraglia, 3-1 Safety Players, Scannavino ancora battuto, allunga nel punteggio la formazione in blu. Dagliela Caroli. Il destro da fuori di Augusto, la respinta. E l'arbitro fischia la fine del match dicendo che Safety Players batte per 3-1 la Nazionale giornalisti Rai conquistando la finale. Per i ragazzi in giallo flu invece dovranno accontentarsi del terzo quarto posto. È tutto qui da parte di Riccardo Garbarino per questo match.